Quante volte vi siete ritrovati ad annaspare in una situazione complicata per poi risolverla con un colpo di fortuna? La dea bendata non sorride a tutti, ma quando lo fa può rivoluzionare una giornata cominciata all'insegna della sfortuna. Oggi vi mostriamo 13 momenti di fortuna sfacciata che vedono come protagonisti uomini e animali baciati dalla sorte. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per scoprire tutti i modi misteriosi in cui agisce la dea fortuna. Amazing! Woohoo! Numero 13. In pullman. Secondo alcuni studi, quello del guidatore di autobus, furgoni e auto articolati è il lavoro più letale degli Stati Uniti. Il motivo è che questi conducenti sono costretti ad attraversare alcuni percorsi accidentati che li portano in cima alle vette più scoscese o sul ciglio dei burroni più impervi. Negli altri paesi del mondo la situazione non è migliore. Questo sentiero lungo le montagne del Perù è forse il modo perfetto per riesaminare la propria vita, soprattutto mentre il conducente effettua curve misurate al millimetro per non finire fuori strada. Se siete alla ricerca di un'avventura sconcertante, la zona del Kuntar Marka, in Perù, vanta delle strade che ricordano tanto il corridoio della morte. Gli incidenti non sono rari su queste vette che raggiungono i 4.389 metri di altitudine e diversi mezzi sono precipitati giù dai burroni. Questo autista non è solo bravo, ma anche estremamente fortunato. Numero 12. Palla. Alcune persone amano sedere in prima fila durante le partite di baseball perché sognano di acchiappare al volo una pallina volante, mentre altre preferiscono i sedili in fondo per non rischiare urti indesiderati. Guardate quest'uomo con la maglia bianca. Sembra completamente incurante della partita che si sta giocando a pochi passi da lui e ha lo sguardo rivolto verso il basso, probabilmente sul cellulare. È talmente distratto che non si muove nemmeno quando una palla viene lanciata nella sua direzione. Per fortuna la pallina si inserisce nello spazio infinitesimale tra lui e la persona che gli siede accanto e si schianta contro lo schienale del sedile. Anche oggi dal dentista ci andiamo domani. Numero 11. Balena. I tour acquatici nell'Oceano Artico sono molto in voga tra i turisti moderni, che possono osservare da vicino i cetacei che nuotano, cacciano e a volte saltano sulle barche. Questo gruppo in particolare ha rischiato di ritrovarsi a picco mentre fotografava distrattamente il panorama circostante. All'improvviso una balena enorme ha spiccato un salto fuori dall'acqua e ha mancato la barca per pochi centimetri. Se l'avesse urtata anche solo con una pinna, l'impatto avrebbe potuto sbalzare tutti fuori bordo. Per fortuna non è successo niente e i turisti hanno potuto ammirare una balena da vicino, molto vicino. Numero 10. Godzilla. Un pilota di Formula 1 deve aspettarsi di tutto mentre corre in pista, ma un piccolo Godzilla va oltre qualunque aspettativa. Questo filmato dimostra che la dea bendata protegge anche gli animali, perché questo varano si trova probabilmente nella situazione più pericolosa della sua vita. Si trova nel bel mezzo di un circuito di Formula 1 e non vede l'ora di allontanarsi, ma per fortuna aspetta pazientemente il passaggio delle macchine invece di lanciarsi nella pista. Il pilota ha notato l'animale, ma non potrebbe comunque fare niente per evitarlo se decidesse di fare un passo avanti. Per fortuna, la decisione di Godzilla è stata saggia e nessuno ha risentito della sua presenza imprevista nel circuito. Numero 9. Scoiattolo. Parlando di animali fortunati, non possiamo non citare questo scoiattolo impavido che ha deciso di dare un'occhiata ravvicinata ai partecipanti di una gara di snowboard in corso. Il povero Scrat dell'era glaciale deve aver ceduto tutta la sua buona sorte al suo discendente, perché questo scoiattolo finisce proprio in rotta di collisione con un atleta in discesa. A questa velocità è impossibile fermare lo snowboard o cambiare direzione, quindi sembra proprio che per lo scoiattolo sia finita. Per fortuna l'animale ha la dea bendata dalla sua parte e riesce a schivare lo snowboard per un pelo. Qualcosa ci dice che l'uomo e lo scoiattolo ricorderanno per sempre questo incontro ravvicinato del primo tipo. Numero 8. Al telefono. Tutti sanno che le gare di motocross sono dedicate soltanto ai professionisti più audaci, ma molte persone non si rendono conto che anche loro rischiano la vita in ogni istante della corsa. A volte anche gli spettatori sono rimasti feriti negli incidenti dei loro beniamini, ma quest'uomo con la felpa rossa ha dalla sua parte una fortuna sfacciata. Quando un partecipante sbaglia un'acrobazia e perde il controllo del mezzo, la moto sfreccia verso la folla sfruttando la velocità accumulata.
L'uomo con la felpa rossa è sulla traiettoria delle sue ruote infuocate, ma sembra troppo impegnato a parlare al cellulare per comprendere la gravità della situazione. Proprio quando la moto sta per travolgerlo, lui la evita con un saltello e continua la sua conversazione. Quella sì che è una telefonata avvincente. Numero 7. Meteorite. Per un paracadutista esperto, lo sport è relativamente sicuro, anche se chiunque può incappare in un incidente improvviso. La maggior parte dei problemi dipende da malfunzionamenti tecnici e cambiamenti climatici imprevisti. Ma c'è anche una remota possibilità che un paracadutista venga colpito da un meteorite piovuto dal cielo. Guardate cosa è successo all'atleta norvegese Anders Helstrup, che in una manciata di secondi è passato dal momento peggiore della sua vita a una botta di fortuna inaspettata. Durante un lancio nel 2012, una grossa massa rocciosa lo ha sfiorato mentre precipitava dal cielo a una velocità supersonica. Se lo avesse preso in pieno, lo avrebbe senza dubbio abbattuto sul colpo. Gli esperti che hanno revisionato il filmato sono convinti che si tratti di un meteorite perché non c'è altra spiegazione per una roccia che appare improvvisamente dal cielo. Nello specifico, il geologo Hans Amundsen ha dichiarato che si trattava di un frammento di roccia staccatosi da un meteorite più voluminoso. A prescindere dai tecnicismi, quel paracadutista deve ringraziare i suoi santi in paradiso. Numero 6. Saluto militare. Durante un saluto militare, i fucili vengono sparati diverse volte per celebrare vite, decessi ed eventi particolari. I soldati sono disposti in due file e puntano le loro armi verso il cielo. Ma durante questa esercitazione militare dell'esercito russo, qualcosa è andato storto. Il saluto prevede 21 spari consecutivi, ma dubitiamo che sia andato avanti come se niente fosse. Il terzo uomo da sinistra, in prima fila, si ritrova improvvisamente senza cappello dopo che il soldato alle sue spalle ha sparato erroneamente il suo proiettile con un angolo troppo acuto. Non sappiamo per quale motivo i militari stessero effettuando il saluto, ma sicuramente non era per sacrificare un soldato innocente. Numero 5. Uomo ragno. Grazie alle videocamere portatili, possiamo assistere a scene come questa che altrimenti sarebbero troppo assurde per essere credibili. L'incidente è stato filmato da un'auto che non è rimasta coinvolta nello schianto. Il motociclista sta sfrecciando lungo l'autostrada, quando all'improvviso la macchina sulla destra decide di cambiare corsia senza segnalare lo spostamento. La moto si schianta contro la vettura ad altissima velocità, lanciando il conducente in un'acrobazia potenzialmente fatale. L'uomo però si ritrova aggrappato al tettuccio della macchina come se fosse l'uomo ragno. Deve essere sicuramente turbato dalla perdita della sua moto ormai distrutta, ma può ringraziare la sua buona stella per essere ancora intero. Numero 4. Squalo. Il nuovo sport in voga tra gli amanti del pericolo consiste nell'immergersi nell'oceano all'interno di una gabbia per ammirare gli squali che nuotano sott'acqua. A quanto pare, però, le gabbie non sono forti come dovrebbero. Perché in questo filmato possiamo vedere che uno squalo particolarmente nervoso è riuscito a piegare le sbarre senza alcuna difficoltà. Ci troviamo al largo della costa dell'isola messicana di Guadalupe. L'attacco dello squalo bianco manda nel panico gli organizzatori del tour e ovviamente la persona chiusa nella gabbia. L'idea che un predatore così feroce possa eludere la sicurezza di una gabbia di metallo è terrificante, ma per fortuna il sommozzatore del filmato è riuscito a scampare alle sue fauci fameliche. È altamente probabile che non metterà mai più i piedi nell'oceano. Numero 3. Treno. C'è un motivo ben preciso se i passaggi ferroviari lungo la strada sono dotati di sbarre che si abbassano quando il treno sta arrivando. Ma alcune persone non si fanno problemi a rischiare la vita pur di risparmiare qualche minuto di tempo. Questo motociclista si è ritrovato all'incrocio di Shorehead, in Inghilterra, e ha deciso di ignorare la barriera. Per fortuna la dea bendata gli ha sorriso al momento giusto perché mentre stava per attraversare i binari, il treno gli ha tagliato la strada a velocità elevata. Se avesse fatto un solo passo avanti, sarebbe stato tranciato via dal mezzo in corsa. La maggior parte degli incidenti ferroviari avviene proprio agli incroci con le strade aperte al traffico, perché i guidatori amano testare la propria fortuna in modi rischiosi. Numero 2. Squali. Questo è un incidente così assurdo da sembrare incredibile. Nessuno è più al sicuro a questo mondo, nemmeno un predatore forte e temibile come uno squalo. Degli scienziati dell'Università Statale del Delaware, in America, stavano cercando di catturare degli squali contrassegnati in passato per studiare i loro progressi fisici. Hanno immerso un'esca in acqua per catturare uno squalo spinarolo e, proprio quando il pesce ha abboccato, un secondo squalo è comparso all'orizzonte.
Lo squalo toro era interessato a sua volta all'esca e ha divorato lo spinarolo per appropriarsene. Lo spinarolo non è sopravvissuto ai denti dell'aggressore, che è stato contrassegnato e liberato nuovamente nella baia tra gli sguardi sconvolti degli scienziati. Numero 1. A metà. Al primo posto della lista c'è un uomo che non ha vinto la lotteria, ma ha ingannato la morte grazie all'aiuto della dea bendata. Il signor Chiang stava guidando la sua macchina sulla strada che collega Chongqing a Guizhou, nella Cina centrale, quando all'improvviso la sua vettura è stata colpita da un'enorme sega circolare. La lama è rimasta incastrata nella carrozzeria dell'auto a pochi centimetri dalle sue gambe, permettendogli di uscire illeso da quell'incidente sconcertante. Se avesse premuto il piede sull'acceleratore pochi istanti prima, la sega avrebbe urtato la macchina con un'angolazione diversa e lo avrebbe probabilmente tagliato a metà. La dea bendata ci sorride quando meno ce lo aspettiamo, ma non per questo dovremmo sfidare la sorte di proposito. Meglio fare attenzione a tutto quello che facciamo. E voi avete mai avuto un incontro ravvicinato con la morte? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.